Marina Raskova si assume l'impegno di costituire tre formazioni aeree femminili con l'approvazione di Stalin. Nell'estate del 1941 il governo sovietico non disponeva di alcun piano che prevedesse l'utilizzo delle donne in combattimento e meno ancora la creazione dei reggimenti femminili. Tutte le testimonianze delle ex combattenti dell'area sono concordi nel ribadire che l'URSS non chiese ad alcuna donna di andare in prima linea. Furono loro stesse a chiederlo e ci volle qualche mese prima di convincere il governo. Lara Skova, sostenuta dalla griso Dubova, si avvalse della propria influenza per rivolgere a Stalin un appello personale, che non ottenne però una risposta immediata. Nelle prime settimane di guerra l'aviazione sovietica aveva subito duri contraccolpi. Tra giugno e settembre furono abbattuti infatti 7500 aerei, molti dei quali vennero completamente distrutti. In ottobre il numero dei piloti superava quello degli aerei in dotazione. Non vi era dunque alcuna necessità di aumentare il numero degli aviatori e men che meno di affidare anche un solo aereo alle donne. Date le circostanze, appare credibile che furono il peso e la fama di Marina Raskova a vincere le resistenze dei comandi dell'aviazione sovietica. Il precipitare degli eventi bellici vi contribuì per parte propria. Il 30 settembre 1941, attraverso l'operazione Tifone, la Wehrmacht spingeva la propria offensiva contro il cuore del paese, Mosca. La Raskova venne allora autorizzata a creare un gruppo aereo temporaneo, il 122esimo, in cui potevano essere inserite donne pilota, navigatrici di rotta ed armiere. Del 122esimo sarebbero sorti tre reggimenti da combattimento. L'8 ottobre 1941, il commissario della difesa popolare dell'URSS Joseph Stalin sottoscriveva segretamente il decreto numero 0099, in base al quale si autorizzava la costituzione di tre reggimenti aviatori femminili, il numero 586, formato da caccia Bombardieri il numero 587 da bombardieri in picchiata, il numero 588 da apparecchi adatti ai bombardamenti leggeri notturni. I tempi erano molto stretti, tutto l'impegno organizzativo fu assunto in prima persona da Marina Rascova. Per dar vita ai reggimenti, Occorrevano però ufficiali di rotta, tecnici, addetti all'armamento personale, da aggregare allo Stato Maggiore. Ma il prestigio di Marina, la sua grande popolarità, conferirono al bando d'arruolamento diffuso il 9 ottobre in tutto il paese un'efficacia straordinaria. La risposta fu travolgente. A ricevere il telegramma del comitato centrale nel rione di Krosnopresnesky a Mosca fu Irina Rokobolskaya, impegnata in quel giorno in un turno di vigilanza per il comitato del Komsomol dell'Università Statale. Come segretaria del comitato del rione ebbe modo di occuparsi in prima persona della nascita delle nuove unità aeree. Nel quartiere di Krosnopresnensky furono reclutate subito dodici ragazze, di cui due esperte nell'uso della mitragliatruttrice, due in grado di svolgere le funzioni di infermiere, due paracadutiste e due dotate di bella scrittura. Per diffondere ulteriormente il bando, il Komsomol stabilì un contatto diretto con l'università, le aspiranti furono invitate a partecipare nel pomeriggio dello stesso giorno ad una riunione indetta dal Comitato Centrale del PCUS, nella sede del Consomol, insieme alla Commissione di Leva. A Mosca risposero all'appello centinaia di giovani, tra loro vi erano operaie, insegnanti, maestre d'asilo, non sapevano ancora di poter finire nell'aviazione. Nel gruppo di iscritte al terzo anno del corso di fisica in cui studiavano Katia Riadova e Rufa Gaseva arrivò Zeminia Rudevna. Superarono le selezioni dieci studentesse di fisica. Centinaia di ragazze tra i sedici e i vent'anni che non avevano mai toccato l'ala di un aereo, mai tenuto in mano delle armi, entrarono nell'esercito con quel bando. Dopo l'esame della commissione di leva, seguito dalla visita medica, le volontarie sapevano solo di essere state dichiarate abili, ma non furono ancora arruolate nel vero senso della parola. Tutte pensavano di poter impugnare le armi e di andare a combattere nei dintorni di Mosca per difendere la capitale. Molte avevano già salutato i congiunti e si presentavano con gli zaini le prescelte furono inviate alla scuola di formazione situata in uno degli edifici dell'Accademia Aeronautica Zukovsky. E Caterina Polunina, da prima pioniera, poi militante del Consomol, occupata nei primi giorni di guerra in una fabbrica di motociclette Modello 72, situata alla periferia di Mosca, viene a conoscenza dell'esistenza del bando dalle sue compagne di lavoro. Le sembra un sogno poter incontrare, vedere da vicino la leggendaria eroina. Nell'ottobre 1941 giunse in fabbrica una telefonata a cui si diceva che la gente esperta di tecnica era utile a Marina Rascova. Noi la conoscevamo tutte, era famosa, conoscevamo tutto di lei, sapevamo che aveva compiuto studi musicali. Quando ci fu la riunione al Museo della Tecnica non mi pareva vero di trovarmela di fronte. Che gioia! Ma io non pensavo all'aviazione, pensavo di dover imparare a stare in sella una motocicletta, ad usare le maschere antigas, a migliorare la mia preparazione tecnica. Insieme ad altre quattro operaie dello stabilimento mi recai alla commissione e fummo accettate tutte. Quel documento pervenne all'Istituto per l'Energia e da molti altri. Gli studenti universitari iscritti alle facoltà di Fisica e di Meccanica erano particolarmente favoriti, perché l'aviazione richiedeva la conoscenza di molte altre discipline scientifiche ad essa collegate. Quando sentì che si stava costituendo una unità aerea femminile, Polina Hellman interruppe immediatamente l'attività di ricerca. Ira Rocoboscaia aveva preso la propria decisione senza esitare. Si sentiva, anzi, abbastanza sicura, che era in grado di lanciarsi con il paracadute e sapeva usare la mitragliatrice. Come gran parte delle volontarie, mentì ai familiari per non creare loro troppa apprensione. Ira era diventata amica di Eugenia Rudevna all'università, poiché studiavano in facoltà affini. Zenia infatti era iscritta a matematica, Irina seguiva il corso di fisica. Poi continuarono ad incontrarsi alle riunioni del Consomol ed infine nelle domeniche di lavoro volontario. Per non impensierire i genitori, la prima disse loro di essersi iscritta a un corso di preparazione all'uso della mitragliatrice. L'altra aveva raccontato allo zio che andava ad insegnare fisica in una scuola militare. Lui ha riflettuto per qualche istante e poi mi ha chiesto: Ma non hanno trovato nessun altro? Alessandra Maconina affronta la resistenza affettiva del padre a viso aperto dichiarando di volerne seguire l'esempio. Mio padre era entrato volontario nelle Guardie Rosse nel 1918 e dopo la vittoria bolscevica aveva collaborato con il potere sovietico. Perciò gli ho detto, tu sei stato un volontario, permettimi di continuare il tuo lavoro con lo stesso impegno che tu hai sempre dimostrato. Gli leggevo la commozione in faccia. Ad un tratto i suoi occhi si inumidirono. «No, no, no! Sei forte! Sei un uomo!» Esclamai. Riuscì così ad arruolarmi, come altri giovani di diverse facoltà e istituti. I volontari furono prima cinque o sei, sette, il secondo giorno prima tredici, poi diciassette, ed uscimmo di notte dirigendoci verso l'Accademia Zakowski. I militari incaricati di ricevere le ragazze e di accompagnarle nella caserma loro destinata, ironizzarono pesantemente cercando di ferirle nella loro femminilità. Chi vi prende più ragazze, nessuna o oh, nessuno vorrà invitarvi al cinema. In quei giorni, nella scuola speciale d'aviazione, un gruppo ristretto dei comandi dell'Accademia, costituito da Cazzarinova, la commissaria, la Rakcevici, il capitano Semenova, il capitano Catarinova insieme all'ingegnere Kulikova ed altri specialisti coordinati dalla Raskova si assumevano l'impegno di costituire i reggimenti femminili, selezionandoli da una folla di aspiranti. Un vero fiume in piena. Diverso per origine e preparazione, che occorreva trasformare nei quadri necessari in ufficiali di rotta, armieri, meccanici esperti nella strumentazione di bordo e in altre specialità. Marina parlò nuovamente con ogni ragazza per comprenderne le aspirazioni e valorizzarne la, le competenze. Non tutte uscirono contente dal colloquio. Persino le aviatrici più esperte, come la Eugenia Timo Feva e Eudov, Eudovkia Bersanovskaya, Nadezna Fedutenko, molto affiatate tra di loro, temevano di non riuscire a fare valere le loro capacità professionali. Per diverse ragazze il sogno divenne realtà, altre rimasero deluse e amareggiate. Occorrevano soprattutto ufficiali di rotta, poiché fino allo scoppio della guerra, in nessuno dei più importanti istituti per l'aviazione dell'URSS, neppure nella prestigiosa scuola del Cersoneso, esistevano corsi specifici di navigazione aerea finalizzati alla professione. Perciò la Rascova scelse gli ufficiali di rotta tra le aviatrici, con grande rammarico da parte di queste ultime con la consueta calma e amabilità, Marina Rascova ne chiarì il perché. Dovete capire, donne pilota, ne abbiamo a sufficienza. La preparazione in quantità gli aeroclub e gli istituti per l'aviazione ne hanno. C'è più difficile trovare degli ufficiali di rotta, ma i bombardieri non possono volare senza di loro. Se avete studiato navigazione aerea, ci aiuterete a formare nuovi ufficiali di rotta tra gli studenti delle scuole superiori. Non abbiamo tempo da perdere. Se volete andare al fronte, sono costretta a registrarvi come ufficiali di rotta. Galia Tuborad-Delize, pilota di grande esperienza, uscì dal colloquio con gli occhi pieni di lacrime. L'istruttore di volo del Realoclub di Saratov, Valia Kravchenko, avrebbe voluto, come tutte le aviatrici, essere registrata come pilota, ma non si oppose alle argomentazioni della Raskova. Alla fin fine, anche lei aveva iniziato la professione come ufficiale di rotta, ma la delusione più cocente fu quella provata dalle ragazze scelte per lavorare presso lo Stato Maggiore. Le mie amiche combatteranno e io invece me ne starò seduta a sudare sulle carte. Così hanno pensato anche in molte, ricorda Ekaterina Migunova, non comprendendo che nell'aviazione militare è necessario anche questo. Dopo aver provveduto ad una prima selezione delle volontarie in base alle loro capacità e alle loro esigenze dei futuri reggimenti, Marina Rascova predispose l'attività di preparazione dei quadri politici essenziali nell'Armata Rossa, non meno di quelli militari, in quella che era apparsa subito come la guerra ideologica per eccellenza. Fu definito un programma con gli esperti della scuola di formazione dei quadri politici e la Raccevice e la Kulikova. In quei giorni fu particolarmente difficile disciplinare quell'enorme massa di donne che non aveva la minima idea di che cosa fosse realmente la disciplina militare, la subordinazione, che non era in grado di conciliare i propri desideri con le esigenze di un esercito in guerra e che si permetteva invece una grande familiarità e confidenza con i superiori, senza comprenderne il ruolo. E Caterina Migunova, Katia, collega ed amica intima di Marina Raskova, da lei conosciuta nel 1932, nell'Istituto di Navigazione Aerea dell'Accademia Zukovsky, dove entrambe lavoravano fino allo scoppio della guerra, ricorda di aver udito nei corridoi dell'istituto frasi di questo tipo: Ascolta, cittadina. Come possiamo scappare da qui? Io voglio andare al fronte e qui invece vedo che si fa dell'accademia. Cosa ci toccherà studiare per tutta la guerra? Il 15 ottobre 1941, quando la situazione al fronte diventava sempre più grave, Marina Raskova ricevette l'ordine di trasferire il gruppo aviatorio nella città di Ninsk e da lì nella scuola di aviazione di Engels sul Volga per completare l'addestramento e la formazione dei reggimenti femminili. Il 16 ottobre le reclute che si erano presentate alla Dunata ricevettero la loro prima divisa militare. Non v'è memoria o testimonianza in cui l'evento non, si non sia presente nei suoi risvolti umoristici, dovuti soprattutto alla difficoltà di adattare indumenti maschili al fisico di ragazze spesso minute o di bassa statura: stivali enormi, cappotti fino alla quinta misura, pantaloni che arrivavano al mento delle grandi aperture delle giacche spuntavano colli sottili, dalle maniche arrotolate più volte delle mani minuscole. Completavano il quadro le acconciature più varie, dalle ciocche civettuole alle lunghe trecce. Ma tutte si sentivano a disagio con quel vestiario. Qualcuno cercò di migliorarlo, stringendo la cintura, avvolgendosi le fasce intorno alle gambe per non perdere gli stivali.